sembra che le riunioni che stiamo facendo stiano riscontrando un interesse anche positivo da parte della cittadinanza, e questo sicuramente è un segno positivo. La politica, non guardata come per le nefandezze di cui molte volte viene citata, ma la politica che come momento di discussione e di dibattito per le comunità che intende amministrare. Perché ho deciso di candidarmi? Perché io, a differenza di tanti altri che parlano per sentito dire, vivo le realtà all'interno delle famiglie, sono dentro proprio i disagi che le famiglie vivono. Che cosa manca ad Alghero? Manca realmente un'equipe di persone che realmente vadano a vedere come le persone vivono i loro disagi, perché a parlare siamo bravissimi tutti dal di fuori, da dietro una scrivania, siamo bravissimi a sentenziare, a giudicare e a stabilire cosa fare per le famiglie. Diverso è chi come me e i colleghi invece vivono proprio all'interno delle famiglie, perché il mio lavoro consiste nell'entrare proprio dentro le case fisicamente e evidenziare quelli che sono i problemi. Non c'è più la politica che si faceva un tempo e soprattutto non abbiamo un esempio positivo. Io non lo vedo in questo momento un esempio positivo. Quindi la parola ora è la nostra, cioè siamo noi in questo momento che dobbiamo cercare di trovare soluzioni alternative. Quindi la difficoltà è questa: o si scappa o si affronta in questo momento. E non essendo algherese e avendo voglia comunque, perché questa città la amo come se fosse la mia, è normale che mi ci butto e penso anche di avere le competenze per poter affrontare un percorso. Ho deciso di candidarmi perché credo oggi emerga la necessità di partecipazione, la necessità di portare al centro dell'attenzione e il pensiero di più persone. Per questo, durante questa mia campagna elettorale, vorrei trovare parole nuove per poter coinvolgere tutte le fasce sociali e generazionali. Vorrei poter dare ai nostri figli quell'entusiasmo che serve a loro per progredire e per vivere una serenità elettiva. Oggi si presentano i nuovi candidati al progetto Uno di Noi, un progetto aperto, e ce ne parlerà Michele Pais. Sì, in effetti Uno di Noi nasce come un nuovo progetto politico aperto alle nuove sfide della politica che ci aspetta. Noi abbiamo pensato questo appuntamento, che si chiama Uno di Chi, che dà la possibilità ai neocandidati, non solo del PDL, ma a qualsiasi candidato di qualsiasi lista, formazione politica, di presentarsi, spiegare le motivazioni, le ragioni e sogni di una scelta così importante. È una buona, noi l'abbiamo pensata come un'arena a confronto di queste nuove leve della politica, e ci auguriamo che da questo dibattito nascano anche delle idee e dei nuovi spunti che consentiranno poi Alghero di prendere, di assumere una nuova veste.